What is that? Man, I don't know. Ask Google. Quando io ho presentato Hypersearch lontano, 1997, alla conferenza mondiale del web, c'era Larry Page, uno dei due futuri creatori di Google, che è rimasto folgorato da quest'idea, come tutti quelli che erano lì presenti. Abbiamo parlato, discusso tantissimo su come si poteva implementare e poi lui mi ha detto: sai Massimo, un'idea bellissima, io cerco subito, appena torno a Stanford, di farci un motore di ricerca su larga scala. E l'anno dopo ho creato Google. Non sono a Google ora perché, anche se sembra strano, no? Mi guardano strano, ma per me i soldi non vengono al primo posto. Io sono libero, sono rimasto libero, non ho avuto qualcuno che mi ha detto: noi ora dobbiamo fare più soldi, per cui dobbiamo tracciare gli utenti e fare certe cose. Sono stato libero, sono libero di dare il mio contributo. I soldi contano, ma per me non sono semplicemente al numero uno. I motori di ricerca di primissima generazione erano stupidi, perché io cercavo una parola e mi davano solo le pagine con quella parola. Invece l'idea di Hypersearch, dei motori di seconda generazione, sono pagine che parlano, interagiscono con altre pagine, società web, per cui io per avere la pagina migliore devo capire con chi parla una pagina. È cambiata la base, perché dalla prima alla seconda generazione c'è stato Hypersearch e il PageRank. Le differenze tra PageRank e Hypersearch sono molto, molto piccole. Poi quello che succede ora è che il problema di Hypersearch, come del primo PageRank, cioè del primo Google, è stato che non ha tenuto conto di quello che fanno le persone. Tutte le modifiche di questi ultimi anni ci sono state solo per limitare il fatto che le persone fanno questa specie di corsa all'oro, vogliono il primo posto della grande classifica, e per cui tutti questi miglioramenti sono delle pezze messe a fronteggiare questa massa di persone che vogliono la gloria del primo posto su Google. Sì, ci sono solo due generazioni, perché la terza generazione, perlomeno come vedo io la terza generazione, è che finalmente il motore di ricerca si libera di questa benedetta barretta dove noi mettiamo queste due o tre parole e comincia a parlare con noi. Finora i motori sono come l'oracolo di Delfi, no? Cioè uno mette le parole chiave e spera di avere il risultato divino. Deve esserci un dialogo, no? Perché sennò io come faccio, io motore di ricerca, a capire tu cosa vuoi? Per arrivare alla parte di dialogo, purtroppo ci sono ancora difficoltà tecniche e soprattutto di costo. Costa molto ora fare un motore di ricerca che dialoghi con noi, per cui chi come Google o anche altri ha già un motore di ricerca che funziona, perché deve continuare a spendere soldi per fare questo salto di qualità se per loro va già bene? Io ho provato a dare un po' una spinta al mondo dei motori di ricerca creando un motore di ricerca Volunia, che è stato tra l'altro il primo motore di ricerca europeo. Si navigava in maniera diversa, anche il click delle pagine è lo stesso da 30 anni, no? Noi abbiamo la pagina web, clicchiamo e passiamo a un'altra pagina. Invece lì c'era un ambiente visivo dove io potevo vedere il web, come dall'aereo vedevo le città del web, e per cui potevo anche spostarmi in un mondo visivo. E l'altra cosa molto bella era che finalmente ogni pagina web, ogni sito web diventava social. Io potevo interagire con le persone direttamente sul sito, ma siamo sempre prigionieri di Facebook, di Twitter, di tutti quei siti sociali, per cui se vogliamo la socialità è lì che dobbiamo andare. C'è la piazza sociale, il resto del web è bloccato. E quello che mi dispiace di più è vedere persone che pensano che la tecnologia sia fredda, no, perché c'è da un lato c'è la tecnologia e dall'altro c'è il cuore, per esempio, oppure la vita vera, no? Invece no, sono la stessa cosa. Non esiste la tecnologia senza la società. Per fare buona tecnologia, quelli che veramente capiscono come si fa buona tecnologia sanno che poi quello che succede è che ci deve anche essere un cuore dietro.